Signori, buongiorno e bentornati sul canale del Master Kai. Io sono il Master Kai, il vostro ospite su questo canale. Questa settimana andiamo avanti a parlare di background e di tutti i ragionamenti e le motivazioni che ci sono dietro alla creazione del retroscena per un personaggio. La settimana scorsa abbiamo visto molta della teoria. Se dovete andarvi a recuperare il video, ve lo lascio qua sopra, non starò a ripetere le cose in questo. Questa settimana invece voglio concentrarmi un attimo più sulla pratica, cioè quello che dovrete poi effettivamente fare quando siete lì a scrivere un personaggio. Non perdiamo quindi altro tempo e andiamo a vedere chi è un personaggio, cosa vuole e di che cosa ha bisogno. Come sempre, io cercherò di essere il più generico possibile, ma non è effettivamente possibile fare un discorso totalmente generico su un argomento come questo. In larghissima parte, il retroscena di un personaggio dipenderà dal personaggio stesso e dalle motivazioni per cui state scrivendo quel retroscena. Lo abbiamo già detto, ma in larga parte, quali siano gli elementi importanti su cui soffermarsi all'interno di un background dipendono dal gioco per cui quel background sta venendo concepito. Potrebbero esserci elementi fondamentali in un gioco, ma che in realtà sono del tutto superflui in un altro. Quali siano nello specifico questi elementi lo vedremo poi in un video successivo, non so se settimana prossima o più avanti, però tenete conto che tutto quello che dirò in questo video deve essere tenuto un attimo con le pinze. Nonostante questo, però, ci sono tre concetti fondamentali che praticamente qualunque background dovrebbe includere per essere effettivamente funzionale all'interno del gioco. E sono appunto i tre aspetti fondamentali del personaggio, cioè chi è, cosa vuole e di che cosa ha bisogno. Chi sia il personaggio ovviamente comprende tutte quelle informazioni basilari come nome, cognome, età, caratteristiche particolari, tutto quello che distingue il personaggio. In questa categoria però vanno aggiunti anche tutti quei tratti caratteristici del personaggio, ma che servono a integrarlo con il resto del mondo di gioco. Ad esempio, in Dungeons & Dragons ci sono vari stereotipi molto forti sulle varie razze fantasy del gioco. Di conseguenza, essere un nano o essere un elfo è un'informazione particolarmente rilevante in quel gioco. In Cyberpunk si dà per scontato che tutti i personaggi siano degli umani e in realtà non c'è neanche una distinzione per etnia, quindi è un'informazione che potrebbe essere semplicemente mai espressa perché irrilevante ai fini della quest. Informazioni molto rilevanti però potrebbero essere le passioni di un personaggio, dai suoi interessi, idee politiche o anche più semplicemente quali sono i suoi hobby. In pratica tutto quello che rende il personaggio uno specifico individuo, ma che ha rilevanza per i temi trattati e per il mondo di gioco in cui quel personaggio si muove. Quando parliamo di che cosa voglia un personaggio, ci riferiamo a quale sia la sua motivazione, cioè cosa lo spinge a fare quello che poi andrà a fare durante il gioco. Quali siano le motivazioni, a cosa servono, ne abbiamo già parlato in un video il mese scorso, ve lo lascio qua in alto se dovete andarlo a recuperare. Ne parleremo anche in video successivi perché è un argomento complesso. Ma cominciamo col dire che un personaggio deve avere un motivo per fare quello che fa. Ovviamente non deve essere un motivo qualsiasi, questo motivo deve essere in linea con lo scopo del party e con il carattere generale di quella che è la campagna in cui il personaggio prende parte. Un personaggio potrebbe avere anche più di una motivazione e non necessariamente la motivazione più importante per quel personaggio
è anche quella più rilevante per il party o per l'intera campagna. Un supereroe potrebbe combattere il crimine perché vuole vedere trionfare la giustizia o perché ritiene che sia importante vivere in una società ordinata, ma ci sono un sacco di modi per cui potrebbe ottenere questo. Lui non ha deciso di entrare in polizia, non ha deciso di diventare un giudice o un avvocato, ha deciso di indossare un costume sgargiante e farsi ammirare dal pubblico mentre picchia i criminali. Il fatto di mantenere in ordine la città è la motivazione più rilevante per quanto riguarda la campagna, ma potrebbe essere non la motivazione più rilevante per quanto riguarda il personaggio a cui piace essere ammirato mentre combatte il crimine. Allo stesso modo, diciamo, il classico mago dell'ambientazione fantasy che va all'avventura per imparare nuovi incantesimi, ampliare le sue conoscenze della magia, probabilmente avrebbe potuto completare questa motivazione molto più efficacemente rimanendo anni chiuso in una biblioteca a studiare. Quindi, per quanto lui abbia una motivazione nel trovare nuove conoscenze, evidentemente a lui piace fare la vita dell'avventuriero, se no avrebbe cercato queste conoscenze in un altro modo. Questo però ci porta a ragionare sul fatto che non necessariamente un personaggio sia cosciente di quale sia la cosa che per lui è più importante, ovvero non necessariamente un personaggio sa di che cosa ha bisogno. Esiste infatti una separazione netta tra il personaggio e il giocatore, e non necessariamente tutto quello che il giocatore sa su un personaggio lo sa anche il personaggio su se stesso. Anche se questo è auto-evidente in molte situazioni di gioco, molto spesso ci si dimentica che questo concetto vale anche per lo stesso background del personaggio. Non è detto che il personaggio sia cosciente di tutto quello che passa all'interno della sua testa, come non lo è una persona reale. Un personaggio potrebbe voler diventare il re del suo regno e per questo si sforza di diventare il guerriero più potente e temibile della sua terra e sconfiggere tutti i nemici in battaglia. Ma magari non si rende conto che le abilità di relazione, abilità sociali, abilità diplomatiche sono molto più importanti per un governante che il proprio potere marziale. In un caso come questo, quello che il personaggio vuole è diventare più forte, ma quello di cui ha bisogno è diventare più saggio. Questo elemento particolare, cioè il di che cosa ha bisogno, è di fondamentale importanza per l'evoluzione del personaggio. E entra in gioco molto pesantemente se non stiamo parlando di una quest di qualche sessione, ma di una campagna vera e propria che potrebbe durare anni e che quindi preveda anche un mutamento dei personaggi durante il suo corso. E ovviamente quale sia l'elemento di cui il personaggio abbia bisogno è qualcosa che dovete concordare con il master di modo tale che il personaggio abbia la capacità organica di realizzare quale sia durante il corso della quest e magari cambiare anche la sua motivazione a seguito di un evento che ovviamente verrà condiviso con il resto del party. Diciamo che per questo video è tutto. Settimana prossima, molto probabilmente, torneremo sull'argomento, ma dal punto di vista del master, andando a parlare di motivazioni interne e motivazioni esterne per i personaggi. Fino ad allora la parola sta a voi. Ditemi come fate voi a creare i vostri background o quali sono le informazioni che chiedete per forza ai vostri giocatori quando gli dite di crearne uno? Come sempre, se avete domande, dubbi, perplessità, scrivete tutto nei commenti qui sotto. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale. In descrizione del video trovate anche i contatti per il gruppo Telegram e il server Discord, nel caso vorrete rimanere aggiornati sulla community perché
di nuovo mi hanno detto che le notifiche dei video saltano, li inserisco io a mano sul gruppo Telegram, lì siete sicuri di beccare le notifiche. Io sono il Master Kae, noi ci vediamo nel prossimo video.